Alessandro Manna lo vediamo sempre all'assemblea del cantiere, agli appuntamenti del cantiere e anche a alcuni appuntamenti radicali. Lo incontriamo nella riunione dell'associazione Radica di Roma a volte, e siamo qui al River Chateau Hotel. L'appuntamento è quello dell'assemblea congressuale del cantiere, e partiamo un pochino con questa domanda che abbiamo fatto un po' a tutti, perché questa assemblea coincide con un appuntamento importante per l'Italia, che è la nomina del capo dello Stato. Ecco, tu ti sei fatto un po' un'idea su come ci si sta arrivando e hai qualche desiderata? Sì, io ho desiderata, però non faccio i nomi, vorrei parlare del profilo del capo dello Stato. Allora, partiamo da un assunto importante. La crisi che stiamo vivendo, a mio modo di vedere, in Italia, in Europa, in parte anche nel mondo, è una crisi dello Stato-nazione ed è una crisi dei partiti occidentali, così come siamo abituati a vederli, a viverli, è la crisi del partito novecentesco, a mio modo di vedere. Gli ultimi due capi dello Stato, so bene delle critiche rivolte a Napolitano, non voglio entrare nel merito, secondo me è stato un grande europeista, era un grande federalista anche Carlo Azeglio Ciampi. Io spero in un profilo di caratura internazionale, federalista, possibilmente liberale direi, e europeista. Questo stallo nel processo di integrazione europea va superato, e una figura istituzionale come quella del Presidente della Repubblica italiana deve continuare sulla scia di Ciampi e Napolitano da questo punto di vista, cioè quello del federalismo e dell'europeismo, perché si può dire quello che si vuole di Napolitano, ma era sicuramente un grande federalista. Io ho pensato ovviamente, vi dico, ad Emma Bonino. Sappiamo qual è la condizione di Emma, la malattia è qualcosa di importante, ma sentiamo Emma. Lei non si ritira giustamente dalla sua passione politica, è un esempio per tutti noi ad andare avanti, a non arrenderci davanti alle difficoltà. Sì, Emma se la sente di candidarsi, dobbiamo appoggiarla, a mio modo di vedere. È anche vero che gli impegni istituzionali sono seri e gravosi, e non so se nello stato di salute di Emma possono essere assolti, però deve essere lei a pronunciarsi. Se Emma Bonino si pronuncerà favorevolmente per la candidatura, è un nome comunque sempre importante da considerare. Ce ne sono tanti, io ripeto, il punto è federalismo, europeismo, superamento dei nazionalismi e di tutti questi veti che, devo dire, anche il dibattito europeo fra i capi di Stato, fra i capi di governo soprattutto, è veramente improntato a un basso livello, a un profilo veramente così meschino, e va superato, e va superato. Io spero in una personalità della caratura di Napolitano, sì. Quindi Emma da questo punto di vista è la migliore candidata, purtroppo. Sì, adesso poi vediamo un pochino come andrà, vediamo. Certo, volevo farti una domanda perché particolare, nel senso che mi hai fatto pensare con questa tua, diciamo, pronuncia a favore appunto di un candidato che sia europeista, che sia federalista, eccetera, un altro appuntamento che si sta consumando proprio oggi in Europa, che sono le elezioni in Grecia. Ecco, i pronostici sono per la vittoria di Tsipras, di Syriza, il partito di Tsipras, che è un partito orientato ovviamente sulla sinistra, però non si può definire Tukur, diciamo, anti-europeista, ma per una certa interpretazione dell'Europa che di recente sia, che è quella del rigore, che in qualche modo la Grecia anche per questo sta andando veramente a rotoli, comunque sia cioè una povertà dilagante. Ecco, tu che pronostici vai su quello e come ti sembra questo partito? Allora, la mia opinione, Syriza ha grandi chance di vittoria. Il punto è questo, anche lì il dibattito e lo scontro, questa polemica bassa direi dal punto di vista politica fra Grecia e Germania rischia di creare un ulteriore ostacolo al processo di integrazione. È quel livello di dibattito che dobbiamo superare.
Allora, io devo dire, se penso a quella sinistra, il GUE si sta muovendo a livello europeo, non è un partito, secondo me, non è un movimento, un'area politica anti-europeista tout court, ecco, come altri movimenti conservatori, e sta sviluppando qualcosa che l'ALDE sta facendo da tanto tempo, cioè la comunità dei membri individuali. Questo è molto importante, soprattutto per sviluppare il partito in paesi diversi dalla Grecia e dal sud Europa, questo dal punto di vista della sinistra, del GUE, dove appunto quell'area politica non è presente. In realtà questa è un'opportunità grandiosa, e qui ritorno all'ALDE, per esempio. Creare delle comunità politiche paneuropee di membri, perché qui bisogna andare, come dicevo prima, dalla crisi del partito e dello Stato nazionale e dei partiti nazionali, così come siamo abituati a vederli, e dobbiamo ritornare, questo lo stiamo facendo col cantiere, l'abbiamo elaborata questa idea, agli uomini, ai cittadini in carne e ossa, protagonisti della vita politica sotto nuove forme, elaborando nuove forme di partito e di attività e di partecipazione alla politica. In questo senso, per tornare alla tua domanda, Tsipras e Syriza, da un lato ci sono alcuni elementi di novità, ma dall'altro vedo che questa polemica tra Grecia e Europa ha un che di populistico e di uno sguardo rivolto al passato. Non stiamo qui, non voglio entrare nel merito di quelli che sono appunto le responsabilità della Grecia e le responsabilità della Troica, però per risolvere questa crisi non c'è niente da fare, come diceva Verhofstadt prima delle elezioni dell'anno scorso. La risolviamo con più Europa, la possiamo risolvere solo con più Europa. In questo senso, sia la posizione rigorista che la posizione invece neo-keynesiana, ma non saprei come definirla, secondo me ha delle venature purtroppo ancora populistiche, quella lei di Syriza, del GUE, devono superarsi, devono fare un passo avanti e capire che soltanto in un rafforzamento delle istituzioni europee, soltanto con un piano di investimenti, ma non statali, centrali, un piano di investimenti europeo che è ben superiore a quello Juncker della Commissione, possiamo rilanciare un'Europa. Rilancio degli investimenti in ricerca e sviluppo, che si riparli appunto dei corridoi, degli investimenti di interconnessione, così come è stato detto appunto anche nel movimento federalista europeo, nel congresso del CIME. Rilanciamo il ruolo dei cittadini, che si possono associare, secondo me, attraverso la comunità dei membri individuali, e qui faccio un appello non solo ad iscriversi al cantiere dove vengono elaborate queste idee, ma anche ad iscriversi all'ALDE, se mi consenti Gianni, come membri individuali, perché quella è un'opportunità contro la partitocrazia, innanzitutto per creare qualcosa che non c'è in Italia attraverso un'aggregazione dei membri individuali, per avere una visuale europea. Come dicevo, il capo dello Stato deve essere, a mio modo di vedere, un europeista, ma anche noi dobbiamo capire che la politica non si fa più a livello nazionale, ma a livello paneuropeo, a livello transnazionale. Creare nuove possibilità di aggregazione e partire dai territori. Parlavi prima di Radicali Roma, io credo molto nel ruolo delle associazioni territoriali. Il nuovo partito, la nuova forma partita, avrà vita da un'aggregazione di realtà territoriali nuove che dialogheranno tra di loro in modo completamente diverso da quello a cui siamo abituati guardando i partiti nazionali. E ci vuole, io dico, per questo dico ALDE, anche una proiezione europea. Capire come vengono risolti i problemi a livello europeo e le soluzioni che riusciamo a dare ai problemi territoriali anche nelle altre città europee. Questo sarebbe molto, molto, molto importante. Perfetto. Allora, Alessandro, a questo punto buon lavoro all'Assemblea Congressuale del Cantiere. Grazie Gianni, un saluto a tutti gli amici di Liberi TV. Grazie ancora.